6 6 6 1 0. Nei cinema. Un grandioso film, due grandi interpreti. Scusa, hai detto che volevi 3 cucchiaini di zucchero nel caffè, sbaglio? 3, certo. Nei cinema. Nei cinema. Il tempo passa. Che famo, Fabio? Se ne andiamo a mangiare pesce da Peppino. No, di non andiamo al cinema, te va. Il cinema? E che è successo? Hai sempre preferito una bella strafogata di pesce, mo che hai cambiato gusti. Anche gli amici cambiano. Ma non è che da un po' di tempo a sta parte c'è una forma di colite fastidiosissima, eppure il pesce solo a sentire l'odore mi manda lì. E dove? Non ti capisco. Ma come dove? Mi manda al cesso, no? Ed ecco la terribile verità. Davvero? E mo come fai? E che faccio? Non mangio più pesce, che devo fare? Guarda come sto messo, sto sempre al cesso. Pensa, basta un solo pesce. Un pesce Dino mi manda. Un pesce Dino mi manda. Nei cinema. 6 6 6 1 0. Nei cinema. La storia di Ada, una esosa fruttivendola barese. Ada, quanto costano i broccoletti? Costano 10 euro al chilo. Quando il rapporto qualità-prezzo non è bilanciato. I broccoletti costano troppo, non li prendo. E i peperoni, Ada? I peperoni costano 14 euro al chilo. Quando l'avidità diventa sfacciataggine. 14 euro al chilo, ma che è oro? Vabbè, prendo solo un po' di odori. Dunque, le carote ce l'ho, il prezzemolo. Ah, basilico, Ada? Costo. Basilica Ada cost nei cinema. Nei cinema. Una storia sui rapporti inficiati dalla corsa al consumismo e dalla bramosia dei soldi. Buongiorno, mi scusi, ma ieri ho provato a fare un acquisto con la carta di credito, ma mi è stata rifiutata la transazione. Mi faccia controllare, mi dici il suo numero di conto per cortesia? 6958329. Ah, ma è semplice signora, lei ha superato la soglia del suo credito, il suo conto è in rosso. Ah, e quindi non funzionerà nemmeno il bancomat? Credo di no, mi dispiace. Allora mi dia dei contanti, 2500 euro per favore, grazie. Mi spiace, ma non posso, il suo conto in rosso. Quando la rabbia non conosce requi. È un'indecenza. Farò un esposto alla procura. Mi sentiranno i giornali. I soldi sono i miei e me li state rubando. Che cosa succede, Gambirotti? Mi dica, signora. Questo suo sgherro non mi vuole dare i soldi. Perché, Gambirotti? Perché la signora è in rosso. La signora è in rosso. Nei cinema. I love you. I just called to say how much I care. 6 6 6 1 0. Nei cinema. Tommaso Matasse è un uomo sotto stress. Mi dica, signor Matasse, da quanto tempo ha riscontrato questo sintomo? Purtroppo, dottor, saranno almeno 2 settimane. E ha altri problemi, altre difficoltà? Non mi sembra, dottor. Per il resto sto bene, dormo, mangio, faccio l'amore. Ma non riesce più ad articolare le frasi. Un sintomo ridicolo per gli altri, ma un dramma per Tommaso. Faccio ridere il polo. Non riesco a dire i finali delle parole che hanno più di una sillaba. Mi vergogno come un ladro. Signor Matasse, lei ha solo bisogno di un periodo di riposo. Scelga un luogo che le piace dove possa rilassarsi il più possibile. Dove le piacerebbe andare? Mi piace la natura selvaggia, grande distesa di terra, montagne, forest camp. Forest camp, nei cinema. Sweet home,
1-0. Nei cinema. Nei cinema. Nei cinema. Quando un padre vorrebbe che il figlio fosse un campione. Cosa? Hai sbagliato il rigore? Sì, papà, ma era solo una partita tra amici. Non mi interessa, tu devi essere sempre il primo. Ma io sono un ragazzo normale. Ma cosa dici, porcazzuzza? Non ti arrabbiare, papà. Quando un genitore non sopporta le disfatte del figlio. Tu non sei un ragazzo normale, tu sei mio figlio. Poi te la dico tutta, nel calcio io sono proprio scarso. Non lo dire, porco. Non imprecare, papà. Io voglio abbandonare il calcio. Giura? Sì. Porco. Jurassic Park, nei cinema. Sei, 1-0. Nei cinema. Nei cinema. Nei cinema. È nato un amore sulla spiaggia di Mondello, tradizionale ritrovo dei palermitani che decidono di passare una giornata al mare. Calogero ha incontrato Rosalia, ma la sua gelosia mina nel profondo la vita della coppia. Insomma, mi parli sempre di Mimì e Santuzzo, i tuoi migliori amici. Ma perché non vuoi farmeli conoscere? E quante volte te lo devo dire? Geloso sono, anzi, gelosessa. Mi, però sarei felice di sapere di più della tua vita. Che c'è da sapere? Mangiamoci una granita in pace, va. E copiti, non passa inosservata. Nonostante l'intransigente atteggiamento di Calogero, Rosalia torna alla carica. È stata proprio una bella giornata. Grazie per avermi raccompagnato a casa. Che dici? Me lo merito un bacetto. No, non ti bacerò più finché non avrò conosciuto Mimì e Santuzzo. Messo alle strette, Calogero è costretto a capitolare. E va bene, hai vinto. Giovedì andiamo a cena con i miei amici nel più lussuoso ristorante della città. E copriti, non passa e non se vada. Finalmente arriva il giorno fatidico e Rosalia è al settimo cielo. Mica emozione, dimmi Calogero come mi sta il vestito nuovo. Bene te sta, ma copriti, non passa e non se vada. Beh, vado alla toletta a incipriarmi il naso. Torno subito. Calogero! Mimì, Santuzzo, che piacere vedervi. Fatevi abbracciare. Finalmente ce la fai conoscere questa famosa fidanzata. E perché famosa? Già la incontrasti? E dove? Mimì, basta con questa gelosia, Calogero! Piuttosto dici, lei com'è? E com'è? Veglia, eccola. Non passa certo a nostra vada. È un po' abbondante di seno, forse. La vedesti, Santuzzo? Minchia, la nona porta. La nona porta, nei cinema. Radio2pod.rai.it